Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao. Bentornati su Climax Card Fishing. Anche stasera ospiti di Samuele. Non è vero, ci siamo autoinvitati, ragazzi. Ci siamo autoinvitati perché? Perché come al solito noi sfruttiamo loro per andare a rispondere sempre alle domande che ci fate. Questa sera l'argomento sarà un argomento caldo, molto interessante, caldo. Esatto. Ora ve ne parlano loro perché io devo andare a fare Spielberg lì dietro. Esatto. Quindi adesso mi vedrete verso la fine del video. E quindi adesso Max, Samuele e Federico andranno ad introdurvi quello che sarà l'argomento di questa sera. E ascoltate molto bene perché sarà un argomento dove sicuramente andremo a chiarire alcuni dubbi che spesso ci sottoponete nelle domande che ci fate. È vero, è vero. Quindi il video inizia, ragazzi, buona visione. Bene ragazzi, allora, come ha detto Cri, sarà una serata molto calda perché andremo a toccare tanti punti. Di cosa parliamo stasera? Andremo a capire come si affrontano varie situazioni di pesca, che siano queste appunto su un corso d'acqua corrente, in una cava, in un lago naturale o in un carpodromo. Quindi andremo, cercheremo di capire come ci si deve approcciare e quali punti dovremmo tenere in considerazione. Quindi per ogni capitolo, chiamiamo così, andremo a focalizzarci su alcuni punti che possono essere la ricerca dello spot, l'alimentazione del pesce, quindi delle nostre amiche carpe, l'attrezzatura che dobbiamo usare me ne ero preparato un'altra, Samu, perché poi ovviamente passerò la palla a te. Come peschiamo? Come dobbiamo affrontare la sessione? Cosa facciamo? Esatto. Una volta che abbiamo capito determinate cose, cosa facciamo materialmente? Bravo. Esatto. Quindi tenetevi incollati allo schermo, ragazzi, perché sarà una serata molto interessante. Bene, andiamo subito ad un argomento bello caldo, Fede, se sei d'accordo. Parliamo di corsi d'acqua. Prima di parlare, però, bisogna capire che cos'è un corso d'acqua. Corso d'acqua è molto semplice, è uno specchio d'acqua dove l'acqua non è ferma ma scorre. Può essere inteso come un grande fiume, che ne so, il Po, come magari il piccolo affluente a fianco a casa. Allora Samu, abbiamo capito che cos'è un corso d'acqua. Io direi che adesso bisogna capire il prossimo step, che è come si alimentano le carpe. Ok Max, beh, la cosa più importante che c'è da sapere dell'alimentazione della carpa, quindi le abitudini della carpa, è che in un fiume, in un corso d'acqua, cioè, ci sarà molta presenza di alimento naturale. Poi ovviamente c'è da considerare che in un grande fiume ci sarà una molta presenza di alimento naturale, in un piccolo fiume magari ci sarà meno presenza di alimento naturale, che questo andrà poi a determinare come andremo a pescare, ma ne parleremo dopo. Ok, teniamo conto inizialmente che nei fiumi ci sarà corrente, ok, quindi ci sarà presenza di più corrente o presenza di meno corrente, oltre al fatto che le carpe si muovono tantissimo, quindi le potremmo trovare oggi in grandi branchi, soprattutto nei grandi fiumi, in una zona diciamo di fiume, e magari domani in un'altra zona di fiume. Quindi c'è veramente da tener conto che le carpe si spostano, compiono spostamenti molto importanti nei grandi fiumi soprattutto. Esatto. È un po' come quando io e Christian dicevamo: ma vuoi vedere che stasera sono proprio dall'altra parte del fiume? Fortunatamente ci sono anche molti branchi diversi, perciò... Esatto. Poi spieghiamo come faremo per bloccare questo pesce. Esattamente. D'accordo? Ok. Ok, detto questo, l'hai preannunciato, secondo me, adesso dobbiamo cercare lo spot giusto, l'hotspot. Quindi come facciamo a capire qual è il nostro hotspot? Che armi possiamo usare? Beh, allora, per la ricerca dello spot è veramente molto semplice, perché dobbiamo andare tecnicamente a sondare quello che è il fondale. Quindi la ricerca dello spot, quindi dove andremo a calare le nostre esche, dove andremo a pasturare, dove andremo ad agire e quindi a praticare la nostra azione di pesca. Come facciamo? Semplice. Allora, per i meno esperti, per chi ha le prime armi, sicuramente il plumbing è la soluzione migliore, ok? Poi ci può essere anche qualcosa di molto più semplice della verità oltre al plumbing. Bravo Max, esatto. I nostri occhi, la nostra vista, cioè basta guardare. Allora, ovvio che se parliamo di un ambiente molto grande dove c'è profondità, la vista
ci servirà fin là, ecco che il plumbing è ottimo. Certo. Mentre se andremo a pescare in piccoli corsi d'acqua, dove magari anche con acqua chiara, perché avremo magari acqua trasparente o comunque dove si vede già un metro, due metri, andremo ad individuare quelle che sono le zone con delle buche o delle zone dove non ci sono delle buche. Cioè ragazzi, se ci sono 30 cm di acqua è anche inutile calarci un innesco. Oddio, inutile, non è proprio inutile, però andiamo magari, preferiamo cercare quello che sono appunto delle buche, delle profondità maggiori, quindi anche a vista. Poi per i più fortunati o per chi magari desidera spingersi un pochino più là, ci sono degli strumenti tipo i dipper, quindi gli ecoscandagli, che sicuramente ci aiutano in maniera veramente molto precisa ad individuare quello che è il pesce. Ovvio, mi viene in mente, se uno ha il gommone avrà l'ecoscandaglio attaccato e... Ah certo, questo è sicuramente un attrezzo che si potrebbe recuperare. Poi a volte lo spot migliore, soprattutto nei fiumi sotto i piedi, molto spesso a ridosso di dove batte la corrente sulle curve, dove perché scava un po', quindi, della corrente va a erodere il fondale e rimane sempre un ottimo posto. Giusto, dove quando dicono i pesci ce l'avete sotto i piedi. Molto spesso. Esattamente. Ok, perfetto, perfetto. Prima di passare all'attrezzatura, Fede, che dopo ci spieghi qualcosina, io Samu da te voglio un attimo che ci vai a toccare un argomento molto delicato. Che esche mi devo portare dietro e... che tipo di pasturazione devo affrontare? Però non apriamo un capitolo sulla pasturazione, perché potremmo stare qua tutta la notte, quindi si potrebbe fare un video a sé per condizionamento, pasturazione. No, io esco la mattina, chiudo la porta, devo andare in box a prendere le mie esche e la mia pastura. Ok, semplicissimo. Allora, se voglio andare a pescare in un fiume, devo andare a capire, come dicevamo prima, se è un corso d'acqua di grande portata, quindi con massiccia presenza di pesce, o eventualmente un piccolo corso d'acqua. Quindi le esche da portarsi dietro, se si tratta di un grande corso d'acqua, sarà una maggior possibile quantità di pastura. Ok, la pastura può essere la boilies da pastura, possono essere le granaglie e in certi casi anche magari del pellet. Magari cerchiamo di preferire quello che sono delle dimensioni generose, perché appunto ci sarà grande presenza di pesce. Oltre alle carpe, anche molta presenza di pesci di disturbo. Soprattutto in certi spot che, come non senza far nomi, il Po è ultimamente invaso da molte specie di disturbo. Ecco che facciamo un esempio molto specifico. Magari quindi in Po, se devo andare a pescare in Po, io consiglierei, diciamo, di andare con molte boilies. Boilies di dimensioni generose. Mm-hmm. Perché, come dicevamo prima, ci sono molti branchi di pesce che si spostano avanti, indietro, su e giù. Noi dobbiamo semplicemente fermarli. Cioè, il nostro lavoro sarà quello di fermare il pesce nella nostra zona di pesca che abbiamo individuato nella maniera che abbiamo spiegato prima. Poi, l'innesco non sarà altro che una classica boilies che abbiamo utilizzato anche per la pastura. Quindi diciamo che queste situazioni sono situazioni veramente molto semplici come metodo, diciamo, di pesca, perché alla fine basta poco. Quando abbiamo delle boilies siamo a posto. Dopo, se vogliamo entrare nel dettaglio di granaglie e quant'altro, certo, va benissimo. Come abbiamo detto, utilizziamo delle boilies in grandi quantità, possiamo utilizzare anche delle granaglie in quantità. È solo un'idea di come pensiamo sia più corretto pescare in quella maniera là, ma ricordiamoci comunque che non è sbagliato niente, non è sbagliato utilizzare la boilies, non è sbagliato utilizzare la granaglia, non è utilizzato utilizzare le pasture, diciamo gli sfarinati. Ricordiamoci solo che le dimensioni di ciò che utilizziamo andrà ad attrarre principalmente pesci di piccole dimensioni o di grandi dimensioni, quindi non carpe piccole, carpe grandi, ma pesci di disturbo, pesci bianchi, e poi carpe. Quindi io dico boilies. Innescare boilies tranquillamente, facciamo inneschi tranquillamente affondanti, okay. Poi se ci piace possiamo andare anche a giocare con quello che è, magari non so, un omino di neve e quant'altro, quindi se desideriamo sbizzarrirci ci possiamo tranquillamente sbizzarrire, ma la cosa importante, ripeto, è un buon letto di pastura. Ok, vedete ragazzi come diventa interessante subito la serata, e non gli ho neanche chiesto la pasturazione nelle varie stagionalità. Beh, è una cosa molto semplice. Ah. Posso aggiungere una cosa alla pasturazione in fiume? Sempre dal mio punto di vista, per carità. Essendo, come parlavamo prima, un ambiente dove c'è tanto alimento naturale, io andrei a comunque prediligere esche con all'interno
qualcosa di naturale, perciò magari andare a utilizzare esattamente quelle tutte quelle da, esche okay. che certo. tendono ad essere associate okay, okay. dal pesce all'alimento naturale. Ok, ok. Assolutamente. Sì. Come vedete, ragazzi, si apre un capitolo e non usciamo più. Io Beh. Direi di chiuderlo solamente in 5 parole, sì. ti do, Samu. Sì. La pasturazione nelle varie stagioni, però io accomuno autunno, inverno, primavera, estate, tagliamola in semplicemente, due. Semplicemente con l'aumento delle temperature andremo ad aumentare la quantità di pastura. Ok. Con l'abbassamento delle temperature andremo a diminuire la quantità di pastura. Boh, perfetto, direi non di occorre parlarne tanto. Chiuderla qua perché se no. Però una cosa molto importante è quella che ha detto Federico. Quindi la cosa proprio più importante è che avvicinarci all'alimento naturale. Non solo all'alimento naturale, ma considerare che la carpa comunque preferisce di gran lunga le proteine animali piuttosto che le proteine vegetali, quindi okay. se vogliamo ottenere degli ottimi risultati in termini di carpe, di quantità di carpe nella pasturazione, sarà importante utilizzare delle esche con delle farine o delle basi con proteine animali okay. piuttosto che vegetali. Amanti del self made, ma neanche anche ci sono moltissimi ready-made, anche del ready no cioè, ma nella nostra community ci sono tanti self maker, quindi chi ci continua a chiedere, prendete nota ragazzi, parole sante, nozioni basi, ma veramente queste sono importanti. Ok, perfetto. Allora Fede, senza entrare troppo nel dettaglio, perché certo. ovviamente tu hai un negozio, sai quanta roba c'è in commercio, certo. ma non ha senso dirla tutta stasera. È sempre lo stesso ragazzo che Samuele ha visto uscire dal box e si è caricato la macchina con le esche. Certo. E che cosa dobbiamo portarci dietro? Dici tu. Allora, dividiamo qui, magari un attimo, qui, esatto, sì, allora, c'è da fare esatto, dividiamo, di facciamo una pescata veloce in giornata e facciamo una pescata magari di 2 giorni con la notte in mezzo. Non dirmi la tenda, più perché che, ovviamente parliamo di cosa ci serve per pescare. Farei la sì. distinzione tra vado a pescare in po', torniamo al po', okay. oppure vado a pescare in un canaletto, in una roggia con poca corrente okay. e comunque ovviamente pesci. Se vado in po' non vado magari mezza giornata perché lì ci vuole tanto così. Quindi che tipo di attrezzatura mi serve per affrontare il fiume Po' e che tipo di attrezzatura può servirmi per affrontare il canaletto dietro casa? Sicuramente un'attrezzatura robusta, perciò in grado comunque di... Per il Po' stiamo parlando? Sì, sì, ok, per il Po'. Esempio Po', Po'. Attrezzatura robusta in grado comunque di permetterci di lavorare anche con piombi, pesi pesanti, anche eventualmente sacchetti di buone dimensioni. E un pod o dei picchetti sicuramente ben piantati e ben stabili, sì. perché esatto il rischio di salutare tutto pesce cattivo in fiume è molto alto, pelle corrente poi. I mulinelli sono molto importanti secondo me, mulinelli robusti. Ragazzi, mulinelli abbiamo fatto 2 video, robusti. Uno che parlava dei mulinelli, uno che parlava delle non canne. Non dobbiamo lanciare a ci stiamo collegando metri, proprio a quelli, esatto. Non dobbiamo lanciare a 200 metri, dobbiamo però avere un mulinello in grado di forzare. Esattamente. Potenza, avere non potenza, una buona riserva di potenza. E se andiamo nel canaletto dietro casa? Si rimpicciolisce il tutto, però alla fine non è che cambi granché l'idea dell'attrezzatura. Che ne okay. so, la canna, sì, ok, può essere una 10 piedi, per carità, tutto quello che vuoi, però è sempre un corso d'acqua, perciò la corrente c'è, il pesce, le insidie ci sono sotto. Le insidie ci sono, il pesce comunque tende ad avere forza, perché essendo abituato a vivere in corrente certo. è un pesce che tende ad avere una muscolatura importante. Certo, e si vede. Perciò anche lì si va a ridurre, per carità, il libraggio eccetera eccetera, però senza fino mai a un certo andare punto. Esatto, cioè, a... non è la classica canna da carpodromo da due libre e mezzo, due libre. Parliamo di numeri, parliamo di numeri ragazzi, non si va di sotto delle 3 libbre e un quarto. Esatto. 3 libbre e un quarto, boh. 3 libbre e mezza per affrontare esatto. il fiume, ok, quello è quello che noi consigliamo. Okay. Se vogliamo entrare un po' nel mondo fili, sicuramente fili buone dimensioni, buoni diametri. 0,35, 0,40 sono quelli che sono nel sufficienti. Nel caso di ostacoli, che possono anche essere letti di cozze, tante volte partenza, ferro, vuoto, tiro su, filo tagliato, cozza, molto probabilmente una cozza. Okay. Shock leader può essere un'ottima soluzione. Terminali, io non andrei a fare quei terminalini con trecciati super sottili che si usano per fare le bombette, magari andrei a utilizzare un plastificato o comunque una treccia molto robusta. Io penso che una cosa importantissima sia un amo.
che va di pari passo, esatto, a quello che stiamo usando. Stronger, cioè magari, perché esattamente, sì, non dimensioni dell'8 sicuramente, okay, e magari non un amo super leggero che può andare bene per fare montature bilanciate, okay, eccetera, okay, eccetera, che non andremo. Peschiamo grezzi. Bisogna andare cattivi, ragazzi, c'è poco da fare. Che sia il Po o che sia il corso d'acqua, se comunque in tutte e due abbiamo una legnaia dove i pesci vanno a rintanarsi, o tiro, ragazzi, o se no il pesce se ne va. Bene, direi di chiudere il primo capitolo, che era i corsi d'acqua. Bene, possiamo procedere col secondo argomento. Prima però, Cri, tutto bene? Sei vivo? Dacci un segno. Ci sono. Boh, Spielberg è vivo, ragazzi. Allora, come prima, chiedo a te, Fede, spiegaci un attimo, anche se, vabbè, già la parola lo dice, ma che cos'è un lago naturale? Portaci un esempio. Un lago naturale è un lago dove l'acqua comunque è ferma e non si muove, di origine naturale, che può essere vulcanica o quant'altro, di grandi dimensioni, lago di Garda, piccole, medie, di varie dimensioni. Okay. Comunque uno specchio d'acqua dove l'acqua è ferma. Ok. Il concetto che andremo ad affrontare è proprio questo, quindi acqua ferma. Acqua ferma. Ok, esatto. Perfetto. Bene. Come prima, Samu, giro a te quelle che sono le abitudini del pesce in un lago acqua ferma stavolta. Certo. Beh, allora, le abitudini del pesce sono molto simili, perché la carpa comunque appunto è un pesce abitudinario, la parola stessa lo dice. Inizialmente andrei ad affrontare il discorso di spostamento. Essendo un pesce abitudinario, la carpa tende a ricercarsi delle zone con dove c'è presenza di cibo. Quindi se oggi la carpa trova qualcosa da mangiare in quel punto del lago, sappiamo benissimo che ci tornerà anche domani. Okay. Esatto, tornerà ad alimentarsi lì. Molto metodico, quindi. Esatto, beh, sì, pesce. La carpa è abitudinaria, appunto. Quindi, a parte tante altre caratteristiche della carpa, quindi certo, curiosità e quant'altro, ma è molto abitudinaria. Ok, c'è da considerare una cosa, secondo me, un fattore importante per alcuni carpisti. Uh-huh. E soprattutto i carpisti che vanno alla ricerca della big, perché secondo me i laghi naturali sono quei posti dove effettivamente si può provare a fare il pezzo. Ho letto una volta sul libro, adesso non serve a pubblicizzarlo, ma è vero che le pig, i pesci, quelli un po' più vecchi, grossi, girano da sole e non in branco? Stavo arrivando qua. Max, mi hai anticipato di Ok, no, insieme. Perché esatto. Sì, senza fare pubblicità, libri o robe varie, però mi aveva colpito questa cosa qua. Certo. Ok, beh, basta. Sì, allora, consideriamo proprio questo, che poi magari andiamo ad analizzare un pochino più nel dettaglio, però consideriamo che le carpe appunto si muovono in branchi, però tendenzialmente in questa tipologia di acque tendono a dividersi. Le carpe magari più grosse, di taglia più grossa, o le carpe più vecchie appunto, tendono ad essere più solitarie rispetto alle carpe più giovani, quindi grandi branchi caratterizzati anche ad alimentarsi in posti sempre più specifici. Certo che sì, sono molto più abitudinarie appunto dei grandi branchi, ma questo perché il fattore stesso che sono poche carpe riusciranno a trovare sicuramente più alimento. Un branco composto da molte carpe, una volta che si spazzola un tappeto, diciamo, un di lago, un erbaio, cioè è un attimo finirlo, quindi è ovvio, insomma, è scontata questa cosa qua. Quindi cosa troverà la carpa all'interno di un lago naturale? Parliamo sempre di alimento naturale, quindi diciamo che è molto simile ai corsi d'acqua, esatto, ai fiumi, con l'unica differenza appunto che non ci sarà la corrente, quindi semplicemente andrà a cambiare quello che è il metodo poi. E l'alimento pesca. Non si sposta. L'alimento, esatto, l'alimento non si sposta con la corrente, che anche lì okay. Ci sarebbe stato magari da parlare un po' di più, ma insomma se avete dubbi sapete che le domande le potete sempre porre sotto, che poi esatto. Noi un po' alla volta vi rispondiamo. Facciamo passare pure il numero di telefono di Aria Pesca, signori. Lì, nessun problema. Scrivete sotto che Cri vi risponde, non c'è nessun problema. Allora, visto che hai detto quest'ultima parte, che più o meno siamo similari sia a livello di alimento, sia a livello di movimento del pesce con il lago, con l'acqua ferma, con l'acqua corrente, mi viene da pensare a questo punto che anche la ricerca dello spot lo faremo nello stesso modo che certo. Lo facevamo prima nel fiume, quindi certo che sì. Quando serve il plumbing, se si fa una pesca stalking,
Sì, lo stalking si può praticare anche in fiume, però effettivamente nel lago, sì, nel senso si può praticare anche nel fiume, ma in questo caso nel lago la pratichiamo perché sì, magari ci spostiamo un pochino di più perché andiamo alla ricerca dei branchi, perché il branco potrebbe essere, non so, in questo momento da una parte del lago, però magari oggi pomeriggio si sposta, va dalla parte opposta del lago. Ecco che lo stalking sicuramente è una tecnica di pesca che è preferibile in certe situazioni, in certi momenti. Rientra sempre il fattore visivo, quello che riguarda la ricerca dello spot. Io consiglio consiglio di utilizzare la vista. La cosa migliore da fare in un grande lago è soffermarsi la mattina, che è una cosa bellissima, la mattina o la sera o comunque durante la giornata, e guardare i movimenti del pesce. Adesso che parli della mattina, soprattutto la mattina, se magari qualcuno di voi è stato in libera, eccetera, soprattutto nelle zone naturali dove c'è tranquillità, la mattina presto, tante volte mi è successo, apri la tenda, ti stiracchi e sta facendo le prime luci dell'alba e lì vedi dove salta il pesce. Invece io vedo Cree che è fuori, che gigiona. Vabbè, perfetto, io che voi avete altri quelli comunque sono segnali molto importanti, anche vedere la mattina dove saltano i pesci, ragazzi, è da farci caso. Ok, bene. E allora, quindi abbiamo detto di come si alimentano le abitudini dei pesci, che cos'è un lago appunto naturale, abbiamo detto come si ricerca lo spot, che è un po' come appunto si ricerca in fiume. Ultimo capitolo di questo argomento è l'attrezzatura. Cosa cambia dal fiume a un lago naturale a livello di attrezzatura? Fondamentalmente cambia poco, perciò rimaniamo sempre su attrezzatura potente, comunque in grado di fare combattimenti con pesci anche importanti, e magari trovandosi in situazioni in cui bisogna anche forzarlo il pesce, che ne so, magari peschiamo a ridosso di una legnaia, peschiamo comunque a ridosso di ostacoli dove non possiamo lasciare che il pesce vada a fare quello che vuole. Ok. Sicuramente in un grande lago, quando iniziamo ad utilizzare la barca o il gommone, cominceranno a diventare importanti anche altre cose, come appunto l'imbarcazione, il gommone, l'ecoscandaglio, come sicuramente può essere tutto quello che è il comparto di batterie, motore, i segnalini, perché se no... Però per entrare nello specifico della pesca, quando io mi trovo uno spot a una tot distanza da riva, sia per individuarlo velocemente, che comunque per avere un'idea di dove orientarmi quando esco con la barca, un segnalino, un marker bello visibile è molto importante. E poi che altro dire? In tante occasioni si tende a utilizzare la treccia al posto del nylon. Questo per le lunghe distanze si dice che la treccia non è così elastica e quindi se si pesca a lunga distanza. Esattamente, il motivo, uno dei motivi principali è proprio l'assenza di elasticità, perciò abbiamo un contatto molto più diretto con quello che succede a 400 metri da noi. Ok. E un'altra cosa importante è che ovviamente a parità di carico di rottura la treccia può essere di diametro inferiore. Ok. Di conseguenza nel mio mulinello ci posso caricare molti più metri. Ok, adesso che hai detto 400 metri di treccia, mi viene in mente che devi avere un mulinello che supporta tutta questa treccia, quindi un mulinello adeguato per le lunghe distanze. Esattamente. Benissimo, mi stavo dimenticando poi di una cosa, Samu, non sei attento. Speravo di scapparla io. No, dai. E, mi stai fregando. Facciamo sempre riferimento all'omino che esce di casa per una sessione, però non di mezza giornata sul lago di Garda, ma è di una sessione importante. Che esche e come deve pasturare questo ragazzo che va ad affrontare 4-5 giorni sul lago di Garda? Ok, quindi supponiamo comunque una pescata di qualche giorno, d'accordo? Sì, che è una cosa che su un lago di grandi dimensioni è classico che si tende a fare. Sì, perché quindi, sennò mezza l'approccio giornata... di pesca, sì, l'approccio di pesca è a livello di esche e pasturazione sarà lo stesso del grande fiume. In funzione della portata d'acqua andremo a aumentare o diminuire la quantità di esche che andremo a mettere appunto nell'acqua stessa. Quindi cosa andiamo a fare? O dopo che abbiamo individuato la nostra zona di pesca, andremo a farci, a darci una pasturata. Quindi qualche pallina, qualche chilo di pallina, qualche etto di pallina sopra la zona di pesca, e poi ci pescheremo sopra magari con... Io onestamente preferirei pescare con una pallina fondante o un omino di neve. Non è sbagliato comunque adoperare anche delle bilanciate. Anche qua andremo ad individuare la tipologia di pesce presente. Quindi in grandi laghi sicuramente ci sarà più facile trovare maggiori quantità di pesce, quindi andremo a preferire
boiles o esche di dimensioni maggiori. Okay. Mentre in piccoli laghi, piccoli specchi d'acqua, andremo a preferire eventualmente delle esche un pochino più piccole. Perché comunque, vabbè, lo stesso, non è proprio una regola, però è un consiglio che noi stiamo dando. Quindi cosa dobbiamo fare? Se andiamo a decidere, andiamo a individuare, scusatemi, l'ambiente che dobbiamo affrontare, certo, e scegliamo se esche grandi o esche piccole in funzione al pesce che c'è all'interno. Ok, ok. Tutto là. Bene. Dopo, se vuoi un esempio su di che esche adoperare, io penso che voi siate esperti di qualcosa di importante, insomma, tipo... Ecco, se posso dire un'altra cosa, aggiungere un'altra cosina anche qui. Quando vai a pescare a lunghe distanze diventa praticamente impossibile andare a ricalare la canna ogni due ore. Perciò andrei a scegliere una pallina che vada a lavorare in acqua, non in modo esplosivo, perciò bam, butta fuori tutto, entra una scarica. Esattamente, ma una pallina che mi vada a lavorare più lentamente, ma continui a essere attrattiva anche dopo tante ore. Poi si spera che il pesce parti dopo 20 minuti, ma lì è una botta, ok. Si spera. Certo. Bene, bene. Io direi che anche qua per i laghi naturali abbiamo toccato tutti gli argomenti, quindi se non abbiamo altro da aggiungere passerei al prossimo capitolo. Sì, poi casomai qualche dettaglio lo andiamo a specificare alla fine del video con qualche domanda che ci siamo preparati. Certo, certo. Bene. E anche questa è fatta, ragazzi. Ora controlliamo ancora che il nostro regista sia vivo, respiri, cri. No, perché voi non lo vedete, ma è lì in castigo così che guarda la telecamera al monitor. Metteremo una foto di come è preso Christian, vabbè. E allora, quindi corsi d'acqua li abbiamo affrontati, i laghi naturali li abbiamo affrontati. Adesso qua si apre un capitolo interessante, che sono le cave. Fede, cava, bisogna poi entriamo un attimo nel discorso, perché ci sono delle cave naturali e ci sono quelle cave che no, la cava è sempre di origine artificiale. No, sì, perdonami, è quello che la destinazione d'uso che ne viene fatta poi, esatto, bravo, esatto. Allora vai, inizia a spiegare appunto la cava è un bacino che genericamente è di origine artificiale, perciò derivata da scavi, di estrazione, i vari materiali. Perfetto. Poi appunto una volta dismesse prendono strade diverse, cioè la cava che rimane selvatica, quindi abbandonata al naturale, esatto, e magari abbandonata, magari. Sarebbe bello se ne fossero tante di abbandonate. E li troveremo comunque in una situazione di pesca molto simile a quella che è la situazione di pesca di un grande lago. Ok. E altre cave poi col tempo vengono prese in gestione e molto spesso diventano delle riserve di pesca. Esatto. Che era quello che appunto volevo iniziare a dire io all'inizio. Quindi ci sono delle cave che poi non sono gestite e delle cave che ci sono gestite. Esatto. Okay. Sì, ragazzi, laghi a pagamento, d'accordo? Sì, 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 no. Pagamento è una assolutamente. Cava. Un lago a pagamento può essere una cava, come poi può essere anche un'altra tipologia di laghi che poi andiamo ad affrontare. Ok, però ok. Un lago a pagamento. Okay, possiamo dirlo tranquillamente perché ormai comunque è una tipologia di pesca che assolutamente affrontano la stragrande maggioranza delle persone. Tante persone, esatto, quindi non c'è niente da... Che non c'è nulla di male. Esatto, assolutamente, anche perché la palestra fa bene a tutti. Ma guardate che una cava non è una palestra. No, hai ragione. Attenzione, hai ragione, perché una hai cava ragione. Ha delle situazioni hai che ragione. Adesso magari andiamo a vedere, che sono anche difficili. La palestra lo vediamo dopo. La palestra è un'altra cosa. Ok, la palestra è un'altra cosa. Ok, ok, esatto. Perfetto. E bene, quindi andiamo subito a capire allora, perché qua dobbiamo sdoppiare un po' l'argomento, abbiamo detto... Sì, allora, come abbiamo appena detto... Le abitudini un attimo di questi detto, pesci. Esatto, allora, in quello che è un ambiente che rimane poi naturale, che diventa selvatico, sicuramente l'approccio è come di pesca è come quello del dei lago laghi, e del fiume. Che sia un lago grande o un lago piccolo è la stessa cosa. Okay. Poca quello, il naturale è il naturale. Allora, la differenza sostanziale è che in una cava viene immesso il pesce. Okay. Ok. Quindi sarà sicuramente del pesce più giovane. Magari in un lago naturale sono laghi che hanno centinaia, sono migliaia di anni, automaticamente il pesce gli dà... Ovvio che non lo stesso pesce gli dà una vita, ma le generazioni di pesci sono lì da una vita, quindi come è normale che sia a livello naturale dei pesci, cioè è nativo del posto sul lago acquisiscono naturale. Esatto, dei comportamenti per genetica, diciamo, okay. D'accordo? Mentre nella cava il pesce viene immesso. D'accordo? Poi quindi, con il passare degli anni, se rimane naturale una cava, per quanto poco diventa anche il pesce diventa fanifiglio abitudinario, diventa sempre abitudinario, appunto, esatto, però sarà
ci sono poche generazioni di pesce in una cava, perché comunque le cave di estrazione non hanno 600-700 anni, d'accordo? Le cave di estrazione sono cave che hanno 60-70 anni, 80 anni, 100 anni, quelle proprio... E in molti aspetti anche l'alimento naturale nelle cave è... tende ad essere un po' minore rispetto a quello che può essere un lago. È diverso. Perché ha circuito chiuso la cava, non è come il fiume che trasporta. Magari anche essendo una cava d'estrazione, soprattutto nelle cave di ghiaia, è ovvio che il fondale è molto più povero. E la presenza di erbai tante volte non c'è. Perché sono cave profonde. Non è come il letto di un fiume. Esatto. Sì. O magari un grande lago dove ci sono zone. Non ha avuto tempo di caratterizzarsi in maniera naturale, esatto. D'accordo? Quindi non ha subito un corso naturale e quindi di adattamento. E il pesce stesso poi di adattamento all'ambiente. Certo. D'accordo? Quindi il pesce viene immesso e deve lui adattarsi alla situazione che trova. Ok. D'accordo? Quindi... diciamo che se andiamo a parlare, a capire come si comporta il pesce all'interno di queste cave, sarà molto simile al discorso sempre dei laghi, perché il pesce è sempre, la carpa ricerca, diciamo, l'alimento. Ci sarà presenza di alimento naturale, perché comunque, come dicevamo prima, l'approccio è come i laghi, diciamo, i grandi laghi, però in questo caso io direi che possiamo differenziare e parlare magari qualcosina di più su quello che sono i laghi e le cave, scusate, gestite, quindi le riserve gestite, d'accordo? Dove sicuramente la cosa più importante da tenere conto, di pesca, ovviamente. Due sono le cose da tenere, esatto, da tenere in considerazione, è la forte presenza di pesce, quindi ci sarà sicuramente molto più pesce, perché in un lago a pagamento più pesce c'è, più la gente si diverte, è una regola, quindi cercano di metterne sempre di più, e poi la forte presenza di pescatori, quindi la pressione di pesca. Quindi cosa succede? Il pesce andrà a non più ricercare, ma tante volte si troverà il cibo di fronte. Vuoi o non vuoi, casca davanti. Esattamente, quindi l'alimentazione sarà molto più mista, più varia, perché in funzione a quello che metterà il pescatore in acqua, il pesce andrà appunto ad alimentarsi. Ecco che qui si entra in un dibattito poi su quello che piace, non piace al pesce e quant'altro. E... comunque qui c'è la vera differenza tra i capitoli che abbiamo affrontato prima. Sì, esatto. Diciamo che qua, se prima sullo stesso piatto della bilancia ci sono corsi d'acqua, laghi naturali e cave che cambiano un attimo gli aspetti, chiave ma naturale. Sostanzialmente è chiave naturale, qua invece entriamo in un altro ramo. Qui la difficoltà sta nel far mangiare il pesce. Esatto. Quando prima bisognava semplicemente ricercarlo o far sì che il pesce si fermasse nel nostro spot di pesca, qui invece teniamo conto che il pesce nel 90% dei casi ce l'abbiamo già vicino ai nostri inneschi. Okay. Ok, come farlo mangiare? Qua bisogna farlo mangiare, allora, bisogna invogliarlo a mangiare. Certo, d'accordo? Certo. E allora Samu, se sei d'accordo, passiamo un attimo a quello che può essere non tanto... oddio, sì, la ricerca dello spot, ma su questi laghi a forte pressione di pesca, come andiamo a trovare lo spot giusto? Perché generalmente su un lago... non ci sono grandi presenze di legnaie, nelle cave sì, ma queste cave che poi vengono prese in gestione diventano dei laghi a pagamento, non sempre presentano questi nascondigli per... bravo, hai detto non sempre, bravissimo Max, hai usato la parola giusta, perché non c'è una regola ben definita sulla tipologia, quindi cava non è una cava, è uguale per tutte, in funzione alla cava che ci troviamo di fronte ci approcceremo in maniera diversa. Okay. Ci potrà trovare la cava con più presenza di ambiente naturale e alcune cave dove magari sarà dritte, piatte, caratterizzate magari da uno scalino e poi un fondale piatto. Il famosissimo scalino. Bisogna aspettare quello che abbiamo davanti. L'ho detto apposta, esattamente. Okay. Quindi bisogna andare a capire cosa abbiamo davanti. Ecco, quindi la ricerca dello spot è comunque importante. Certo. I sistemi sono gli stessi che abbiamo menzionato prima, perché quelli sono i sistemi per ricercare lo spot. Però qui diventa più importante ancora. Sì. Qui proprio fa la differenza lo spot di pesca, perché non andremo più ad abituarsi, sarà più il pesce a ricercare il cibo, ma saremo noi a ricercare dove è il pesce che ha voglia di mangiare. Quindi trovare il punto giusto dove lui si andrà a cibare è una delle cose più importanti. Quindi non è tanto l'esca che andremo ad utilizzare, ma il punto che andremo a scegliere. Quindi se non veniamo al punto giusto in una cava sarà ben difficile ottenere dei risultati. Certo, d'accordo? Certo. Ok. Quindi adesso
esche pasturazione, e il nostro ormai amico affezionato che esce di casa la domenica e dice: vado a farmi sta giornata al laghetto a pagamento, voglio divertirmi. Non ti sto a dire le varie stagioni, perché sennò la tiriamo troppo per le lunghe, ma facciamo le condizioni migliori. Allora, facciamo le condizioni migliori. Stiamo arrivando verso la fine primavera, estate. Là, perfetto. Dai, vediamo questo periodo qua. La stagione migliore per andare a pescare a carpe, ragazzi, è la primavera. È in assoluto la stagione migliore. Ma se tutti dicono l'autunno. No, la stagione migliore la stagione migliore per la quantità, per divertirsi, stiamo parlando di laghi a pagamento, giusto? Certo, certo. La gente vuole andarsi a divertire. Certo. È la primavera. La primavera è quando il pesce si sveglia, quando il pesce mangia, è frenetico, è più in movimento. Quindi la stagione migliore di per sé, per tutte le situazioni generiche che non stiamo qui ad elencare, se no facciamo un video di un'ora, è la primavera. Detto questo, sfatiamo sto mito perché è una regola, d'accordo? Quindi l'autunno è bello solo per i colori, ragazzi. No, l'autunno è stupendo per andare a pescare a carpe, però lì lo andiamo proprio a ricercare, perché lì è più facile trovare il pesce di un po' più bello. Il pesce d'Italia, esatto, okay. Quindi diciamola così, senza specificare. E dillo, Samu, che dobbiamo fare le big. Ma tutti vogliono fare le big, ragazzi, tutti vogliono fare le big. No, anche no, pesciolino. Noi non le facciamo. Vabbè, dai, okay, insomma. Ok, quindi ipotizziamo che siamo in primavera, che esche e... che quantità di pasture e come pasturiamo? Beh, allora qui il pescatore deve mettersela via, cioè dovete armarvi di tante cose. Caccia al grano, pescatore! Ah, non è vero! non è vero! Sicuramente sì, sicuramente in certi casi è impegnativo economicamente, ma vabbè, insomma, però lo si sa che qualsiasi cosa, ma qualsiasi attenzione, cosa, qualsiasi però, hobby, perché poi c'è l'amante del mais fatto in casa, attenzione, no ragazzi, allora, non è che bisogna tirare fuori miliardi per fare car fishing, esatto. Perché esiste il mais cotto, si va in agraria, si prende, si cuoce con le dovute attenzioni per non fare danni al pesce, non vuol dire che bisogna spendere i miliardi. Ovvio, devi avere la pentola, il fornello, il gas, il luogo, il tempo per farlo. Però, non ce l'hai? Però non va bene per quello che dobbiamo andare a fare. A prescindere da quello, ti posso dire una cosa. È vero che magari se per il lago, tra virgolette, a pago, è importante avere tanti colori, tanti aromi, tanti liquidi, tante cose attrattive e costano. Certo. Ma non è che farti una settimana in po' che ti servono 200 kg di esche. Bravo, infatti. No. Magari più economiche risparmi, perché, te ne servono 200 kg. 200 kg. Certo, certo. Kg. Però adesso noi fossilizziamoci un attimo sull'ago a pagamento. Certo. Allora, abbiamo detto prima che le carpe sono già sazie, possiamo dire così. Le carpe sono già abituate, trovano da mangiare dappertutto, quindi sono già abituate a mangiare, sono piene come uova, infatti le vedete, sono già più grosse, le taglie sono di media, sono più grandi, più alte, eccetera, eccetera. Quindi qui avremo bisogno di esche leggermente diverse, esche che andranno ad attrarre il pesce. Qui c'è un discorso grosso da fare, perché effettivamente l'attrazione per le carpe può essere a livello visivo, a livello gustativo, a livello olfattivo. Eccolo. Diciamo olfattivo perché siamo tutti abituati ad odorare, d'accordo? Sì. Se vogliamo spendere una parola molto veloce, è vero che per fare un esempio, quello che sentiamo noi. Esatto, ma perché? Perché noi viviamo nell'aria, loro vivono nell'acqua. Noi odoriamo perché ovviamente le molecole di ciò che appunto respiriamo si trasmette nell'aria. Un esempio semplice è quando sentiamo l'odore della banana, d'accordo? Noi associamo che è la banana perché ne sentiamo l'odore, d'accordo? Ma sentiamo l'odore. La carpa può associare a un alimento che conosce, che non potrà conoscere la banana, però lei associerà il sapore, l'odore, okay, chiamiamolo odore. La carpa ha i chemorecettori, noi abbiamo il naso, lei ha i chemorecettori sono anche i barbigli che lei ha, quindi è molto importante questa cosa, perché dovremo andare appunto a scegliere dei prodotti veramente molto attrattivi che andranno a stimolare questi sensori, diciamo, delle carpe. Ok, quindi per farla breve, per non andare troppo nel dettaglio, sì, perché stavamo forse un po' dilungando sul discorso. Certo che quando prendiamoci, qua, ragazzi, è normale, perché sono discorsi difficili. Sazio, cioè, se tu sei sazio, te la mangi un'altra pasta in bianco? No. Te la mangi una fetta di torta? Sì, di quella... la mangio. Ecco, questo è il concetto. E poi cacciamoci lo strawberry sopra, visto che parliamo di fragola. Quello o è banana, il concetto. Quello è il concetto, esattamente. Quindi poche cose, però veramente attrattive. E sull'attrazione, qui non si scherza, cioè ci vuole il prodotto di qualità. D'accordo, un prodotto di qualità è sicuramente un prodotto indispensabile. Quindi visivo, quindi andremo a scegliere quelle che sono esche visive,
perché appunto la carpa è attratta da, è curiosa, ok, e delle esche poi attrattive, quindi esche che all'interno sono ricche di stimolatori di appetito. Lo stimolatore di appetito è, gli stimolatori di appetito sono infiniti, li possiamo trovare forma in polvere, in liquido, soprattutto in liquido, possiamo metterli nelle nostre boilie per farsi da self-made, se vogliamo, da self-made, certo. Possiamo anche adoperarli per farsi le esche a casa, però solitamente si possono trovare in commercio moltissime esche ready-made, e ripeto, quindi esche colorate e molto attrattive. Okay. Ecco, questo è molto importante per andare a pescare le carpe nelle cave, diciamo, molto pressate. E a livello di pasturazione? Esatto, scusami, allora quindi... io andrei a scegliere quello che è innanzitutto delle esche più piccole, quindi andiamo a ridurre quelle che sono le dimensioni delle esche. Okay. Da una bolis del 20, che solitamente si utilizza per le acque libere, andiamo a utilizzare palline che vanno dal 16 anche addirittura al 10, quindi più c'è pressione di pesca, più io consiglierei di diminuire. Anche... perché genericamente in queste acque la presenza del pesce di disturbo sì, è pressoché nulla, tranne in certi casi, però solitamente non c'è, esatto. Quindi allora è la vero pasturazione... quando sì. Più è pressato, più piccolo deve essere l'innesco. Sì, diciamo che più che vero è una cosa che stiamo notando un po' tutti, cioè l'esperienza ci sta portando a dedurre che effettivamente è proprio così, perché comunque tutto quello che noi stiamo dicendo non ci sono degli studi scientifici proprio, ok? Ci sono le aziende di pesca, delle grandi aziende di pesca che tutti quanti conosciamo, che stanno provando e ci stanno dando queste nozioni per riuscire ad ottenere al meglio questi risultati tramite video subacquei, tramite appunto prove, gente che ci pesca dalla mattina alla sera, che determina questo, ok? Quindi quello che noi stiamo dicendo sono effettivamente tutte cose che stiamo riportando, cose che si possono normalmente trovare facendo delle ricerche brevissime anche in internet, quindi insomma, se volete togliervi alcuni dubbi con una buona ricerca riuscite a trovare anche ulteriori dettagli. Ti fermo, Samu, perché ovviamente tu sei un fiume in piena, perché è giusto, è il tuo lavoro, però direi che è giunto il momento di parlare di attrezzatura. Lasciamo stare le cave, quelle che rimangono al naturale, perché lì l'attrezzatura è sempre il naturale. Esattamente. Parliamo di queste cave gestite, questi laghi a pagamento. Qua secondo me l'attrezzatura va un po' a variare. L'attrezzatura qui inizia a cambiare. Perché? Sì. Cosa... anche se dipende, qui sì, dipende dal tipo di approccio che ho. Perché se vado ad affrontare una cava comunque di grandi dimensioni, dove ho bisogno di raggiungere il pesce che staziona in centro lago perché è pressato e ce n'ha due scatole così di detergente sotto riva, dovrò avere un'attrezzatura orientata al lancio. Ok. Perciò mulinelli più leggeri, comunque capienti con bobine di ottime dimensioni, che siano adatti al lancio. Magari anche meno resistenti rispetto a quelli che mi servono in fiume, però... che mi facciano lanciare, canne che mi facciano lanciare, perciò canne potenti e quant'altro. Okay. Vero che se ho la possibilità e anche la fortuna di pescare a 15 metri a riva, 20 metri a riva, la cosa più bella e divertente che ci può essere è utilizzare una canna rapportata a quello che è la distanza a cui sto pescando. Certo. Una bella 3 libbre qui sarebbe, lanci la tua bombetta, sarebbe una cosa fantastica. Certo, ce la facciamo tranquillamente, una 3 libbre, divertimento, poche slamate, e qui un'attrezzatura leggera è veramente molto bella da usare. Ok, e prima di chiudere questo capitolo, Samu, ti do 30 secondi. Come affronti una sessione di una giornata in un lago a pagamento? Ti approcci con una pasturazione con cobra piuttosto che fionda, o ti dai al sacchettino in PVA, alla mirata, classica bombetta? Ti rispondo, pasturazione mirata. Come? Ok, quindi tranquillamente con sacchetti in PVA o stichetti andremo a scegliere quello che sarà. Io sinceramente lo comporrei così, una bombetta, sappiamo tutti come si fa, però certo, è importante, certo. Un buon pellet attrattivo misto, principalmente di vari colori, magari vari aromi, così riusciamo a creare qualcosa di misto. Uno stick mix messo magari come base per dare un'attrattività anche a colonna, innesco tutto all'interno, gli diamo una schiacciata di liquido dentro, perché comunque dargli velocità di attrazione è importante, quindi un po' di liquido e via.
Premetto che il pellet che utilizziamo, il metodo e quant'altro, sì, anche loro potremmo vedere come vanno a mangiare effettivamente. Ma non gliela buttiamo una bella bombetta dentro? No, lì non, no! Non si tocca. Se la volete vedere la bombetta nella cuore di Samu, ragazzi, 200 like. Se la volete la bombetta voi, ragazzi, toccatemi l'acqua lì, poi vi cambiate. Ci sono anche voi le carpe. E dopo gliela buttiamo. Off limits, off limits. Ok, ok, okay, dai. Quindi pasturazione mirata. Pasturazione mirata. Esatto. Questa è la parola. Qualità. Qui di solito è fondamentale girare, tra virgolette si dice gira le canne. Giro canne pesca molto dinamica, frequente. Pesca okay. dinamica. Ogni ora, ora e mezza l'attrattività della bombetta. Se okay. n'è andata e via. È la pescata dinamica, proprio quella esatto. che non sei lì per riposarti, ma vuoi divertirti, devi darti da fare. Esatto. Questo ragazzi, scusami Samu, vai. Una cosa velocissima, perché sì? la pasturazione comunque ci deve essere, però anziché essere massiccia e concentrata. Deve essere, no, ma anziché massiccia, nel senso, anziché mettere in acqua 2 kg, 3 kg di boilers, di pastura, tutto in un colpo, è preferibile spezzettarla. Quindi poca ma costante. Poca ma costante. Dove sopra l'innesco, poca ma costante, con il cobra, con la fionda, come ci si riesce ad arrivare, con lo spombo, ci sono vari sistemi di pesca. Tre parole, okay. Poca, costante e concentrata. Esatto. Capito ragazzi? Poca, costante e concentrata. E prima di chiudere questo capitolo, vedete come si collegano i video che abbiamo fatto, ragazzi? Abbiamo parlato dei mulinelli, abbiamo parlato delle canne e adesso stiamo parlando anche di questa attrezzatura, ci sta spiegando Federico, e di come portarla sugli spot di pesca. Quindi invito chi non ha visto i video precedenti, Cri ci farà il favore ovviamente di lasciarli in descrizione i link di tutti i video che abbiamo fatto qua. Dov'è Cri? Cri? Dorme Cri. Ah no, è là, è là. E andatevi a guardare, perché quello che sta spiegando Federico, abbiamo fatto dei video dedicati, quindi ricordatevi che in descrizione Cri ci farà il favore di lasciarli. Bene, direi di proseguire col prossimo argomento. Bene, siamo addirittura d'arrivo. Christian, abbiamo controllato il livello d'ossigeno, respiro e tutto, sta bene. E parliamo di quest'ultimo capitolo, che sono i carpodromi, ovvero quelle palestre, possiamo dire, Fede? Sì. Dici qualcosa, veloce. Carpodromo genericamente è un laghetto di piccole dimensioni, sì. non è mai un lago enorme, dove c'è una grandissima presenza di pesce, media taglia, medio piccola taglia, dove c'è una fortissima pressione di pesca. Fortissima. Appunto. Assolutamente una, sì. Una palestra o comunque anche un ottimo spot, dove un ottimo posto dove passarsi una giornata. Ci si vuole in proprio pesca divertire. Veloce, fare un bel po' di pesce, testare nuove attrezzature. Sì, le 3-4 ore libere la domenica pomeriggio con la famiglia, con l'amorosa, magari che si prende il sole, con le comodità. Esatto. Ma ce ne sono tante, ragazzi. No, vediamo, Ma sapete quante compagne per chi ha la fortuna di avere l'amorosa? Sì, beh. Noi Cri non abbiamo questa fortuna, dobbiamo sempre ritagliarci. Cri sta ridendo, sta morendo da ridere, vabbè. Allora, diamo due delucidazioni anche qua. Cosa fa una carpa dentro un carpodromo? Gira. Appena detto che non sono laghi enormi, sono di solito laghi piccoli, quindi gira veramente, nel senso, c'è poca acqua, cosa fa poverino il pesce? Gira, va alla ricerca dell'alimentazione, perché l'istinto primario del pesce, delle carpe, di tutti gli animali, è di alimentarsi. E cosa trova di dentro? Crescere. Cibo immesso dai pescatori, perché okay. in questi casi il cibo naturale è pressoché nullo. Non è del tutto nullo, però c'è talmente poco che possiamo considerare insufficiente ad alimentare. Insufficiente a esatto, spamare. Esatto. Quindi siamo caratterizzati da un ambiente dove il pesce veramente è alla ricerca di cibo, quindi sarà molto più facile ottenere delle partenze, degli strike, delle mangiate rispetto a tutti gli altri posti. Non è una regola, non è che andare a pescare in un carpodromo vuol dire automaticamente venire a casa con 200 pesci. Ci sono delle situazioni di pesca appunto di forte pressione, quindi nei fine settimana, mm-hmm. dove effettivamente molte lenze, molto rumore e quant'altro comunque disturba la carpa. Quindi l'abitudine principale di questo pesce è quello appunto di girare e di cercare di non farsi ingannare, perché sarà del pesce sicuramente ingannato già più volte. Ecco, parentesi ragazzi, ingannare il pesce vuol dire catturarlo, tirarlo fuori dall'acqua, rimetterlo in acqua,
Cioè, una cosa che secondo me è importante specificare prima di andare avanti con i discorsi, certo, è curarlo il pesce. Beh, se andiamo a pescare in un carpodromo non vuol dire che possiamo andare lì con la prima cosa che troviamo a casa, con il bastone, e tiriamo fuori il pesce, tanto sì, comunque è un carpodromo, terra, tanto... e dopo lo spingiamo con i piedi e lo buttiamo in acqua. Rispetto, ragazzi, che siamo in libero, che siamo l'etica in un carpodromo, in una cava, in un lago gestito, in una cava gestita, bisogna essere professionali. Ha maggior ragione il fatto che le carpe, essendo già stressate di loro, sì, di loro, il minor stress possibile che possiamo causare, certo, già gli rompiamo, certo, le bip, poverino, insomma, okay, cerchiamo, okay, okay, anche di... E Samu, ovviamente sarà molto più facile qua la ricerca dello spot. Possiamo, sì, cioè, no, no, allora qui non c'è una ricerca dello spot. Uno spot, qui ci sono delle, possiamo dire che in un carpodromo solitamente ci sono delle postazioni prestabilite, si va a scegliere un angolo, una curva, un punto, diciamo, del lago che ci sta più simpatico, magari per sentito dire, okay, in determinati periodi dell'anno, ok, libero, che magari è più proficuo, perché comunque sicuramente anche un carpodromo sarà caratterizzato da qualcosa di particolare nel fondale, ci può essere, certo, magari un punto più fondo, meno fondo, quindi cerchiamo di capire un attimino se ci sono delle differenze, andiamo a scegliere in funzione alla stagione, al momento e a quello che pensiamo che sia più proficuo o meno, ci mettiamo lì e lanciamo. Quindi qui la pesca sarà molto simile a quello che sono le cave di cui abbiamo parlato prima, a pagamento con forte pressione, okay, di pesca. L'unica differenza è che sicuramente la presenza massiccia di pesce ci porterà ad avere più probabilità di cattura. Ok, non abbiamo parlato poi così tanto in questo video, ma magari qua volevo spendere una parola, aiutami anche tu, sulla stagionalità. Perché prima tu hai detto, non vuol dire che se vai in un carpodromo fai 200 pesci, soprattutto oh, anche in un periodo invernale, comunque, anche se è un carpodromo, comunque il pesce rallenta anche lì. Certo. E non vuol dire che se è un carpodromo di piccole dimensioni, che tu vada a dicembre o che tu vada il 15 agosto, fai ovviamente, le stesse, no, partenze. È uguale. Perché è magari uguale. Dicono, ma un carpodromo è facile, vado lì anche il 31 dicembre con la neve, meno 6, le faccio le partenze. No, no. Esatto, no, dobbiamo tenere okay. conto che il pesce è sempre lo stesso. Cioè, la specie, la carpa, funziona così. Rallenta il metabolismo d'inverno, lo accelera d'estate. Mm. Questa è una regola. Quindi anche nei carpodromi funziona così. Ok, ok, ok. E visto che ci siamo, sempre il solito ragazzo che alla domenica, come hai detto tu, ma sì, vado a farmi un pomeriggio con l'amorosa, cosa mi porto dietro? Certo, allora qui... Quanta roba serve? Allora, poca e tanta, dipende. Allora, l'importante è la variabilità delle esche, perché in questo caso, come dicevamo prima, forte pressione di pesca, pesce in molte situazioni, in molte giornate, già abituato, già sazio, perché sta mangiando tantissima pastura, dovremo invogliarlo a mangiare. Quindi variare gli inneschi è molto importante, finché non si trova qualcosa che sicuramente gli starà più simpatico e piacerà di più appunto alla nostra amica carpa. Come peschiamo? Peschiamo come peschiamo nelle cave. Io direi di fare pasturazione mirata, quindi sacchettino PVA, PVA bug appunto, stick mix o method, quindi queste sono praticamente, certo, le tipologie di pesca. L'innesco sicuramente sarà ridotto, riduciamo di più l'innesco. Chicco peschiamo... di mais spinto? Cioè, sì, il chicco di mais spinto andiamo a stimolare quello che è la curiosità della carpa, però solitamente se mettiamo un chicco di mais spinto in acqua, lo lasciamo lì, sarà gran difficile che il pesce ci vada a mangiare. Ci vuole una base. Una base. Quindi un sacchettino, un method e poi il chicchetto finto, che può essere di mais, di qualsiasi cosa, come una boia spinta, servirà semplicemente solo per far lavorare bene il rig. Mm-hmm. Ok, quindi il concetto è questo. Sicuramente se preferiamo un innesco attrattivo, andrà ad aumentare l'attrattività della pastura che noi utilizziamo, piuttosto che un qualcosa di finto. Il finto piuttosto io lo utilizzerei per giocare con i colori. Mm-hmm. Quindi, non so, una pallina fondante, un chicco di mais colorato, pop-up, andremo a creare quell'effetto meno di neve, alleggeriamo la pallina fondante, quindi velocizziamo, diciamo, velocizziamo che rendiamo più veloce l'innesco ad entrare in bocca, quindi l'aspirazione della carpa sarà più facile, la rotazione dell'amo sarà appunto più facile e la boccata sarà più facile lei stessa. Quindi è più facile aumentare le catture. E l'attrezzatura qua? Qui ci si diverte. Qui le due libre stand a 5 possono andare eccezionali. Bene. Sono canne ormai poco vendute, diciamolo, sì, esatto, chiaro, comunque, perché comunque canne non necessariamente potenti, 3 libre ottime, 3 libre un quarto, poi anche lì dipende dalle azioni, però
canne divertenti. Okay. Qui ci possiamo divertire, usiamo canne divertenti. Ma non servo mulinelli, pit, robe varie. Io direi utilizziamo quello che abbiamo. Solitamente esatto. Il pescatore da carpodromo è un pescatore che affronta anche altre tipologie di pesca. Quindi ovviamente, esatto, come abbiamo detto nei primi video di attrezzature, non possiamo avere attrezzature per ogni situazione di pesca. Ovvio che se un pescatore preferisce pescare sabato e domenica nei carpodromi o nei piccoli specchi d'acqua, utilizziamo attrezzature, certo, leggere. Bene, bene, bene. Possono funzionare comunque anche canne un po' più potenti, certo, in realtà un po' più di morbidezza nel recupero. Certo. Abbiamo spiegato quelli che sono magari le differenze, gli accorgimenti. Quello che può essere differente è magari quello che noi lanciamo in acqua, perciò il filo può essere anche più sottile, mm-hmm, magari anche lasciato in bando, okay, perciò non teso, ma okay, lasciato morbido. Che si adagi sul fondo. Bravissimo, può essere sicuramente l'utilizzo di un trecciato per finali più morbido, più naturale, anche per fare le bombette, per, certo, fare tutte quelle, certo, montature leggere per fare le pesche di fino. Io però direi che per concludere questo capitolo, so già che sarete d'accordo con quello che andrò a dire, soprattutto per chi frequenta questi posti, che può essere anche il pescatore, come abbiamo detto, che va a passarsi 4 ore il pomeriggio, sì, ma soprattutto chi ha le prime armi, che affronta queste piccole palestre, ragazzi, culla, matersino, un buon guadino, queste sono le prime cose che bisogna comprare. Le canne e mulinelli fighi ve li fate la prossima volta. Se vogliamo imparare a pescare la nostra, se vogliamo imparare la nostra disciplina, si parte soprattutto da quello che è il rispetto del pescato. Bisogna perché tante volte si vedono in questi posti scene che non vanno, purtroppo, viste. Quindi, e insegniamolo se lo vediamo. Certo, se vediamo, certo, se vediamo un ragazzino o un pescatore alle prime armi che non è capace, non sa perché non gli è stato insegnato, certo, piuttosto di puntargli il dito contro, insegnando, facciamogli vedere. Se fai così è un problema, se fai colà, certo, invece gli fai del. Ma è quello che noi comunque facciamo attraverso, certo, i nostri social, che consigliamo sempre quando ci dicono ho un budget di questo tipo, cosa mi consigli? Culla, un buon guadino e dopo allora parliamo di canne, mulinelli, fili, minuterie, robe varie. Certo, ma ragazzi, certo, il rispetto va sia dal carpodromo, sia per le cave, che i laghi, che, sì, i fiumi. È uguale. Quando pratichiamo uguale il catch and release, l'etica del catch and release, esatto, è questa. Esatto, esatto. Bene, quindi abbiamo toccato tutti gli argomenti. Io direi che non c'è altro da aggiungere, ma anche sì, però te la faccio la domanda. Non ci siamo soffermati, spara, molto quando si parla di pasturazione. L'abbiamo solo detto prima in velocità. Quali sono gli attrezzi per pasturare? In modo che uno capisca anche che cosa offre il mercato per fare delle pasturazioni. Perché la bombetta in PVA abbiamo detto che è per una pasturazione concentrata. Sì. Poi che metodi ci sono se dobbiamo andare a buttare le nostre palline più lontano? A distanza. Allora, se parliamo di palline, sicuramente gli attrezzi più comuni sono un cobra, okay, e una fionda. Questi, okay, sono gli attrezzi quelli più classici. Ovvio che per raggiungere distanze più elevate avremo bisogno di qualcosa che ci aiuta a arrivare più distante, okay, quindi magari può essere uno spombo, quindi la canna da spombo, okay, ne abbiamo già parlato, ok, canna da spombo e spombo. Per i più fortunati sicuramente un bel barchino, mm-hmm, quindi un barchino radiocomandato ci porterà. E dove si può usare? In punta, certo, sì, ci porterà la nostra pastura in punti sicuramente più distanti, o eventualmente, meglio ancora, un gommone, una barca per gli ambienti diciamo più grandi. Bene. Che altro si può aggiungere, ragazzi? Beh, io direi che possiamo dare spazio eventualmente a qualche domanda specifica, forse sugli argomenti che abbiamo trattato, quindi magari se c'è qualche ascoltatore che ha voglia di farsi qualche altro minuto nel video, troverà qualche, certo, domanda, certo, magari più mirata su quello di cui abbiamo parlato, okay, fino ad ora. Okay. Allora, tiro fuori le domande, perché ovviamente noi ce le segniamo. Le fai tu o svegliamo il nostro amico? No? No. Lui è tranquillo. Esatto. Okay. Se la tiene per l'ultimo minuto. Sì, sì, sì. Tiro fuori le domande, ragazzi, e le sottoponiamo ai due ragazzi qua di fianco. Allora, Samu, io mi sono tirato giù due domande che spesso ci fanno e secondo me meritano una risposta un po' più dettagliata. Posso mescolare i vari gusti a livello liquido e a livello solido?
nel senso posso mettere un dip fruttato su una pallina al pesce? Certo, è un ottimo abbinamento. È un ottimo abbinamento. Si può fare tutto, non c'è nessuna regola. Non dobbiamo discostarci da quello che è l'idea che i pesci si alimentano come ci alimentiamo noi. Cioè i pesci sono i pesci, gli animali sono animali, l'essere umano è l'essere umano. E dobbiamo discostarci da questo. Ok, ok. Fede, un'altra domanda e poi giuro vi lascio andare. Se io pasturo con delle boilies speziate, posso pescare, posso innescare una boilies fruttata? Si può fare tutto. Come diceva Samu, la domanda più, la risposta più o meno è la stessa. Si può fare perché... Si può fare anche con ottimi risultati perché la carpa è un pesce curioso. Perciò può essere un'ottima arma quella di creare un letto di pastura di un certo tipo e all'interno, in mezzo a questo letto di pastura, differenziare il proprio innesco con qualcosa di diverso. Ecco che magari il pesce sarà anche magari più attratto a mangiare proprio quella pallina lì. Ok. Bene, queste erano le due domande che mi sono segnato perché sovrastavano tante altre domande che comunque abbiamo già risposto nei social e però ciò non toglie che se avete altre domande, ragazzi, sotto nel video potete commentare, fare altre domande oppure riferiteci in privato, cercheremo di aiutarvi, se no disturberemo nuovamente Samuele e Federico per altri video e vi promettiamo che un giorno faremo una bella live in diretta perché qua ogni volta diciamo facciamo un video da 20 minuti, 30 minuti, ma poi alla fine superiamo quasi l'ora. Quindi io direi che la fermiamo qua, Samu, Fede, e sperando di essere stato d'aiuto, di essere stati d'aiuto a tutti e in modo che da domani il solito ragazzo esca di casa la domenica mattina, sappia cosa prendere. E magari con l'amorosa va a fare un po' di palestra il pomeriggio, esatto, senza litigare. Bene, 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 bene. Speriamo di esservi stati utili, ragazzi. Bene, adesso facciamo la chiusura. Oh. Samu, Fede, facciamo la chiusura. Samu, Fede. Samu, Max, Fede, Tori, e... Grazie, sono andati via. E là, non c'è più nessuno qua, tutto spento. Vabbè. Ragazzi, da Climax è tutto. Ci si vede al prossimo video. Adesso troverò un modo per uscire dal negozio e... Ma che vado, domani mattina mi trovate qui all'apertura. Ciao ragazzi!